Caterina Balivo, il suo Natale da piccola, l'amore per la famiglia e la scoperta di sentirsi bella. Caterina Balivo ama il Natale e l'aria di festa, da piccola però non ha mai avuto modo di poter ricevere i regali o fare l'albero di Natale. Lo ha raccontato a Gente, in un'intervista in cui ha parlato del suo amore per la famiglia e la volontà di passare più tempo con il marito e con i figli, nonostante i suoi impegni lavorativi la tengano molto occupata. A Babbo Natale una sola richiesta, avere come ospite a Vieni da me il grande Pippo Baudo, per lei simbolo della famiglia nella cultura televisiva italiana. La conduttrice di Rai 1 ha poi rivelato di non aver mai avuto un bel rapporto con il suo corpo in passato. Da giovane non si è mai sentita bella, pensava che tutte fossero più avvenenti di lei, ma ora finalmente ha acquisito sicurezza. Caterina Balivo e la sua famiglia, sono una mamma imperfetta che cerca di seguire al meglio i suoi figli. Per via del lavoro, si deve dividere tra Roma, dove lavora, e Milano, dove vivono i suoi figli e il marito. Tenere tutto in equilibrio non è facile, cercavo di accontentarli il più possibile. Ora ho capito che hanno bisogno di regole. Poi parla del coniuge, con cui presto festeggerà 10 anni di amore, e del segreto per mantenere saldo il loro rapporto, è un continuo parlare, ascoltarci. Devi cercare di ricucire appena vedi uno strappo, mettere da parte l'ego e armarsi di pazienza. Ma il bello sta nel trovare la persona giusta, ho sposato un uomo meraviglioso che mi ha permesso di avere una visione più profonda delle cose. Ho impiegato 40 anni per inviare la mia prima lettera a Babbo Natale, l'infanzia di Caterina Balivo. Originaria di Aversa e nata in una famiglia molto religiosa, Caterina Balivo non ha mai conosciuto il Natale nel suo aspetto tradizionale. A Gente ha raccontato che a casa sua non si faceva l'albero, era considerato un rito pagano. Per i regali si doveva aspettare il 6 gennaio, i doni li portava la Befana. Dovevo sperare che la calza contenesse caramelle e non carboni. Con il tempo tutto è cambiato e finalmente ha potuto inviare la sua prima lettera, niente gioielli, né abiti. Ho chiesto una cosa più preziosa, volevo Pippo Baudo come ospite a Vieni da me il 24 dicembre. La conduttrice di Vieni da me e il suo difficile rapporto con l'aspetto fisico. I 40 anni sono alle porte ma Caterina Balivo è sempre in splendida forma, anche se lei dice di vedere qualche segno dell'età, iniziano a manifestarsi le prime rughette. Nonostante sia considerata una donna molto bella agli occhi di molti, lei non è sempre stata di questo avviso, a 20 anni non avevo capito di essere bella. Non mi vedevo sensuale, semmai simpatica. Con il tempo però ha preso maggiore consapevolezza del suo aspetto. Ma una cosa rimane importante, mi basta sapere che per mio marito resto la donna più bella del mondo.